stasera anche il museo sarà serata di apertura, serata notte dei musei. Notte dei musei. Sì, in contemporanea tutti i musei d'Italia e d'Europa anche apriranno il 14, quindi stasera, e abbiamo un'apertura prolungata fino alle 10:30. Sì. Abbiamo allestito una piccola mostra, una piccola, diciamo, cameo incentrata sul mito che è descritto su uno dei vasi a figure rosse che abbiamo all'interno della collezione permanente, però l'abbiamo allestito in un modo particolare che vi invito anche a venire a vedere, con una postazione multimediale, quindi anche una descrizione fatta con slide. I visitatori che hanno da vedere? Poi avranno modo poter fruire delle collezioni attraverso visite guidate, gratuite, e successivamente alla fine della serata un concerto jazz, un duo, Mythical Jazz Duo, pianoforte e tromba di Aniello De Sena, che ci alleterà e concluderà la serata. Quindi una serata nolana ma di grande importanza. È una serata all'insegna della cultura, della musica di alta, di qualità, sì. Attraverso la musica dal vivo, quindi senza amplificazione, in acustica. Ma ci saranno anche dei giovani che accompagneranno i visitatori? Sì, ci sono i ragazzi e le guide della Proloco e del Servizio Civile, con cui noi abbiamo una collaborazione, per cui ci saranno le guide della Proloco, Nola, e che ci aiuteranno a guidare i visitatori all'interno del percorso. Quindi notte dei musei. Notte all'insegna della cultura, della musica, ma soprattutto dell'apertura, dell'inclusività, perché abbiamo anche contattato il gruppo di ucraini che sono stati accolti qui a Nola e li abbiamo invitati. Dove? Sono stati, la Proloco ha contattato questa comunità e dovrebbero venire stasera. Ok.